Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Oggi finalmente parliamo un pochettino della modalità sfida, in particolar modo della sfida temporanea che mette il gioco ogni tanto, perché purtroppo queste modalità dopo un tot di ore, un tot di giorni spariscono e dopo un altro tot di tempo ne arriva una nuova. In questo periodo abbiamo visto quella con il doppio elisir, anche se a me sinceramente era piaciuta di più quella vecchia con i mazzi obbligatori dati dal gioco che ogni tanto cambiavano. Però sono sicuro che la Supercell si inventerà altre modalità e sicuramente alcune potrebbe anche riproporle. Fatto sta che comunque sia, oggi siamo qua in particolar modo per parlare di un aspetto di queste modalità sfide, perché a mio parere sono un ottimo modo per farmare oro. A detta di molti sono un po' inutili queste modalità, perché con 5 gemme tu alla fine paghi per avere indietro non necessariamente qualcosa, perché anche se arrivate primi con 12 vittorie su 12 non è detto che trovate la leggendaria. Queste persone genericamente si soffermano solamente a vedere la rarità di cosa trovano nei bauli, però se si guarda bene anche loro, anche non arrivando dodicesimi, bene o male in tutte le sfide che fate prendete una buona quantità di oro. Giusto per darvi un'idea, facciamo un rapido calcolo. Allora, io ho fatto un po' di sfide e in media prendevo sui 1000 di oro. Per intenderci sono circa 8-9 vittorie, quindi non necessariamente 12 su 12, vi ripeto. Se per partecipare ho speso 5 gemme, possiamo dire che all'incirca 5 gemme e 1000 di oro sono come 50 gemme e 10.000 di oro. Se andiamo sullo shop e io, non so, voglio comprarmi appunto 10.000 di oro, come potete vedere devo spendere 500 gemme, cioè 10 volte tanto quello che spendo con la modalità sfida. Quindi sì, insomma, senza girarci tanto intorno, è conveniente per farmare oro. Ma c'è un altro aspetto che non viene considerato, questo per i giocatori più nerdoni, diciamolo. Se voi volete farmare oro come dei cani, allora potete aprire dei bauli, però li bisogna aspettare. Potete aprire la crown chest, però li fate 10 corone e poi dovete aspettare un giorno. Potete fare le 20 vittorie giornaliere, ma poi dovete aspettare di nuovo un giorno. Mentre nella modalità sfida non ci sono assolutamente limiti. Per quei 3 giorni in cui viene messa e si può giocare, voi potete fare quante partite volete di seguito. In poche parole, se siete dei nerdoni che fanno più di 20 partite al giorno, state pur certi che con questa modalità sfida vi siete proprio riempiti le tasche da far schifo. Comunque sia, adesso bando alle ciance, andiamo ad aprire 2 bauli di questa modalità sfida. Il primo, logicamente, ve l'ho già registrato perché non si possono aprire 2 bauli, non sono cumulabili purtroppo, quindi apparirà proprio in questo momento in sottofondo. È un baule dove ho fatto 9 vittorie, se non sbaglio. Ho trovato subito il mio oro, più di 1000, con vabbè, delle rare, delle comuni e anche la epica. E con la epica mi è andata anche abbastanza di culo, perché in teoria non è una carta garantita. Se non sbaglio, con 9 vittorie l'unica cosa che è garantita sono 4 carte rare. Però la epica, ripeto, non è garantita. E sinceramente spero di trovarla anche in questo baule, perché ho già fatto un'altra sfida, l'ho già conclusa sempre con le mie 9 vittorie e adesso voglio andare ad aprire questo volo insieme a voi. Allora, vediamo un pochettino, apriamolo subito. Abbiamo subito i 1080 di oro, giusto per farmarne altro. Tra poco vi faccio vedere quanto oro ho farmato. E abbiamo le prime carte, che sono 5 Ogrider, quindi una rara in più di quello che era stato garantito. Poi abbiamo 42 barbari e ultima carta, signori, vediamo un po', epica di nuovo, cucciolo di drago, signori. Benissimo, di nuovo non era garantita, ma noi ce l'abbiamo fatta. Qua abbiamo ancora 9 ore di questa sfida, penso di farla magari ancora una volta o due, però purtroppo ci toccherà poi aspettare la prossima. Ok, allora abbiamo comprato una nuova sfida, signori, perché la partita in live di oggi la faremo giustamente qui. Almeno, già che ci sono, vi mostro anche il deck che ho utilizzato per fare queste circa 9 vittorie, appunto farmarmi l'oro. Oro che tra l'altro è sui 7000 e ne ho anche spesi altri 7000 per portare dove sono i moschettieri dal 5 al 7. Sì, ce l'avevo ancora al 5, ma lasciamo perdere. Però li ho utilizzati per fare un po' di test, perché è una carta che costando molto usavano in tanti. Ma alla fine il deck che ho deciso di utilizzare è questo qua, signori, il deck col mastino e gli sgherri. È un devasto. Vi faccio anche notare che l'orda di sgherri e le frecce sono da potenziare, ma non serve, perché in questa modalità i livelli si bloccano a quelle che sono le regole del torneo. Quindi le comuni non le potrete mai avere al 10. Se le avete al 9, le usate al 9, altrimenti
se l'avete anche all'11 le usate comunque al 9. Comunque sia, detto questo, andiamo subito a cercare il primo sfidante. Ovviamente faremo solo una delle partite, perché per fare tutte 12 ci andrebbe una vita. Allora, siamo contro Andrei Dei, oddio, è un nome troppo lungo per cercare anche solo di pronunciarlo. Allora, io piazzo subito una lapide. Bisogna essere anche un po' veloci in questa modalità, perché come vedete l'elisir scorre veramente a fiumi. Ok, e mi ha buttato subito la streghetta, ottima cosa, perché così la torre dell'arciere ha targettato la... come si chiama? Oddio, mi sfugge il nome, il mastino, e il minatore è andato sulla principessa. Allora, a questo punto io ci piazzo una bellissima tuono, ok, perché la chiamo tuono tutte le volte, in realtà si chiama fulmine. Ok, perfetto signori, andiamo a buttare anche le frecce qui. Il nostro avversario ha cappellato completamente una fireball per il nostro piacere. Ok, andiamo subito con un'altra lapide, continuiamo a insistere. Un bel mastino, butterà la strega a sto punto. Cioè la strega, la principessa volevo dire. Invece no, attenzione. Andiamo a mettere la fulmine di nuovo. Ok, questa volta l'ho chiamata fulmine. Allora, vediamo un pochettino. C'è di nuovo la principessa lassù. Io ci metto di nuovo il mio miner, bello tranquillo. Ci ha buttato anche il mago di ghiaccio, ma non è un grossissimo problema, sinceramente. Dovremmo fare un po' di hit. Sì, ok, facciamo subito un po' di hit. Andiamo anche con le frecce. Ok, guardiamo che prendiamo pure il mago. Fantastico. La perfezione, signori, la perfezione. Allora, andiamo con un'orda. Lì, perfetta, ok. Vediamo se riusciamo a far fuori qualcosa. Niente, ma proprio niente, che delusione. Allora, andiamo con degli sgherri. Quel gigante un po' pericoloso, fatelo fuori. Fate fuori il gigante, per favore. Fate fuori il gigante. No, proprio non ve ne frega niente. Ok, andiamo con un minatore di nuovo sulla torre. Andiamo con niente, aspettiamo un secondo. Ok, va benissimo così. Fulmine di nuovo, perfetto signori. Facciamo di nuovo un po' di hit, belli tranquilli. Andiamo di nuovo con la lapide. Ok, andiamo di nuovo con gli sgherri, tranquillissimi sempre. Mi butta una fireball un po' stronza, però di nuovo l'ha sbagliata, non ho capito perché. Cioè, sto avversario veramente non è capace di mandarle fireball, abbiamo capito questo. Andiamo con il miner di nuovo. Ok, l'ho mandato decisamente male questa volta, perché le truppe sono morte tutte. Andiamo con la fulmine, veloce, fai fuori quel mago. Ok, andiamo di nuovo con un'altra lapide, signori. Cioè, vedete che anche col commentary è difficile starci dietro, perché come potete sentire è una partita molto più veloce proprio. A differenza delle altre volte è tutto molto più velocizzato. Allora, andiamo di nuovo con l'ennesimo minatore. Adesso mi butterà di nuovo qualcosa. Io ci butto di nuovo la fulmine. Continuiamo a fare hit così proprio col contagocce. Ma abbiamo fatto fuori la torre. Perfetto, non ha più tempo di far nulla. E abbiamo vinto belli tranquilli signori. Non abbiamo avuto grosse difficoltà come vedete. L'unico deck col quale ho avuto seriamente delle difficoltà mentre appunto facevo queste partite, e che probabilmente mi ha causato quasi tutte le sconfitte che alla fine mi facevano perdere, è quello con il golem e i tre moschettieri. Ecco qua capiamo anche perché ho provato a potenziare i tre moschettieri. È un deck che sinceramente l'ho provato, non mi ci sono trovato molto bene, però altre persone si sono trovate molto bene a utilizzarlo. Infatti, come avete visto, mi hanno fatto un culo così. Ovviamente nulla da togliere a questo deck, perché comunque sia c'è da dire che il deck col golem e i tre moschettieri ha a sua volta un altro deck che non riesce a battere, perché purtroppo su Clash Royale funziona così: ci sono carte che battono più facilmente altre carte, fine. Comunque sia, direi che anche per questo video siamo giunti al termine. Io come al solito spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sempre. Mi raccomando, continuate a seguirmi su Telegram e sugli altri social. Ho visto che su Telegram stiamo crescendo molto e la cosa vi sta piacendo, perché mi fa strano mandare dei vocali direttamente ai miei iscritti. Comunque sia, date un'occhiata in descrizione, lì trovate tutti i link possibili e immaginabili, ormai lo sapete. Detto questo, signori, vi do appuntamento sempre domani, sempre alle 5 e sempre con un nuovo video. Io vi saluto, ciao a tutti.